WISP Vela dà la massima importanza all'aspetto della formazione e dell'aggiornamento dei propri istruttori affinché questi possano poi trasferire le proprie competenze agli allievi. E qualche anno fa ci siamo posti il problema quale metodo formativo, quale metodo didattico utilizzare e abbiamo pensato di utilizzare metodi che gravitino assolutamente attorno a tre principi cardine che riguardano in ordine non di importanza l'aspetto relazionale nei confronti dell'allievo, la metodologia didattica e la sicurezza che per noi è in senso assoluto il primo comandamento. Ora, per quanto concerne l'aspetto relazionale nei confronti dell'allievo, noi abbiamo ribaltato la vecchia geometria che vedeva il docente in cattedra a propinare programmi vecchi di anni e immutabili nel tempo. L'abbiamo ribaltata ponendo invece l'allievo al centro dell'attenzione del corpo docente, l'allievo con le proprie potenzialità, l'allievo con le proprie conoscenze che vengono poi utilizzate come pretesto per acquisire nuove competenze. Diceva Plutarco nel primo secolo d.C. che la mente non ha bisogno come un vaso di essere riempita, ma piuttosto come legna di una scintilla che l'accenda. Ecco, questo è il mandato che noi diamo ai nostri istruttori, quello di accendere una scintilla all'interno nei propri allievi in modo che parta il fuoco della conoscenza e della competenza. E allora quale metodo didattico usare? Partiamo da una considerazione che le lezioni, anche la stessa lezione, in varie situazioni, tutte le lezioni sono una diversa dall'altra. Dipendono dagli allievi, dalla loro motivazione che è ben diversa nei giovani rispetto agli anziani, dipende dalle competenze pregresse, dipende anche dalle situazioni contingenti e dipende anche da istruttore a istruttore. Non tutti gli istruttori, non tutti i formatori sono uguali. Allora è possibile standardizzare i metodi? No, non è possibile, proprio perché troppe variabili sono in campo e quindi noi applichiamo quello che ci piace chiamare il metodo non metodo, cioè un non metodo che permette però di affrontare tutte le situazioni, un non metodo che consiste nel fornire ai nostri istruttori tutti gli strumenti necessari per affrontare tutte le situazioni che si possono presentare. Andiamo ad arricchire con questi strumenti la cassetta degli attrezzi dell'istruttore e del formatore anche, e in modo appunto che sia ben attrezzato di fronte a ogni eventualità. E come metodologia didattica, anche qui non possiamo utilizzare una metodologia didattica unica per tutti gli allievi, perché dobbiamo pensare a qual è la capacità, la metodologia di apprendimento di ogni allievo. Abbiamo chi è più portato per una formazione pratica esperienziale, chi invece per una formazione teorica. Allora ecco che noi abbiamo abbracciato il metodo di apprendimento circolare, quello che è stato teorizzato da Kolb e che si articola in quattro fasi: una fase di esperienza concreta, una fase successiva di osservazione riflessiva, cioè si osserva in maniera riflessiva cosa è successo durante l'esperienza, quindi una concettualizzazione astratta, si risale alle leggi, alle regole che indicano, che determinano quelle situazioni. Quindi alla fine si fa una sperimentazione attiva per verificarne la validità e si ritorna, appunto per questo si chiama formazione apprendimento circolare, si ritorna al punto di partenza, all'esperienza concreta, ma non si ritorna al punto di partenza dove siamo partiti, si ritorna al punto di partenza però a un livello superiore, avendo arricchito le nostre competenze, le nostre abilità, e quindi riparte l'esperienza, riparte il ciclo esperienziale e sale a spirale verso il massimo della competenza e della conoscenza. Ora,
La sicurezza invece è una, che dicevo, è il nostro primo comandamento, e viene messa come stato mentale. A nulla valgono competenza, procedure, sistemi di sicurezza se noi non riusciamo a pensare la sicurezza, quindi sicurezza come stato mentale. Da queste considerazioni abbiamo elaborato dei programmi formativi e didattici che si applicano ai quattro livelli in cui si articola la nostra scala della formazione. Abbiamo un primo livello che è il livello base in cui si entra previo una verifica tecnica. Verifica tecnica, io adesso parlo per quanto riguarda i cabinati che sono il settore di mia competenza, una verifica tecnica alla quale all'aspirante allievo istruttore si richiede un livello di conoscenza e di abilità pari almeno a quello di capobarca, cioè saper gestire l'imbarcazione in ogni situazione, imbarcazione ed equipaggio. L'istruttore di primo livello ha come competenza la gestione di corsi di vela base in ambiente protetto e sotto il controllo e la direzione del direttore della scuola. La formazione è una formazione abbastanza impegnativa, prevede 66 ore di corso e 40 ore di affiancamento prima di avere l'abilitazione come istruttore di primo livello. Durante il corso, una volta verificate a livello di verifica tecnica le capacità, le competenze tecniche, ci si concentra su quelle che sono le competenze trasversali che bene o male sono comuni alla formazione degli istruttori di ogni sport, ma anche in qualunque altra situazione, cioè i futuri istruttori primo livello vengono formati in tema di comunicazione, in tema di didattica, in tema di gestione dei gruppi, di gestione dei conflitti, in tema sicurezza, eccetera. Ecco, e ovviamente anche con esercitazioni basate su roleplay e parti pratiche in barca. Dopo 2 anni e un'attività certificata, l'istruttore di primo livello può accedere al corso di secondo livello, che lo abilita a gestire corsi di vela in crociera costiera. E questo corso ovviamente è prettamente tecnico e prevede 60 ore di corso e le solite 40 ore di affiancamento. Dopo altri 2 anni e sempre con un'attività di minima certificata, l'istruttore secondo livello può accedere al corso di terzo livello che lo abilita alla gestione di corsi di navigazione d'altura, cioè il massimo livello che è possibile raggiungere. E questo corso prevede 54 ore in navigazione, totalmente in navigazione, in altura, e 40 ore, le solite 40 ore di affiancamento per ottenere l'abilitazione. Ecco, per tutti gli istruttori è prevista un aggiornamento di 16 ore ogni 2 anni, altrimenti non perdono la qualifica di istruttore, però perdono l'abilitazione all'insegnamento. Nella vita dell'istruttore c'è questo appuntamento biennale con 16 ore di aggiornamento. Ecco, questo è in parole povere il metodo formativo didattico e l'importanza che dà Wisp Vela alla formazione, una grande importanza che è dimostrata e dimostrabile anche col monte ore di formazione per i vari livelli, un monte ore molto, molto importante che però noi riteniamo sia necessario per poter mettere a disposizione degli allievi dei corsi di vela un corpo docente capace ed esperto.